La sfida tra Paolo Egonio ed Ekaterina Antropova si sposta in nazionale. Ecco il mistero sulla titolarità delle due svelato da Velasco. Nel mondo della pallavolo italiana l'attenzione si sta concentrando sempre di più sulla nazionale femminile, guidata appunto dal carismatico Giulio Velasco. Tuttavia, un grande mistero aleggia sul campo. Chi sarà la titolare tra Paolo Egonu e Ekaterina Antropova nella prossima Nations League? Questo interrogativo ha alimentato numerose discussioni tra gli appassionati di pallavolo, ma Velasco ha deciso di fare, proprio come Mourinho. Non permetterò di farmi questa domanda, litigherò con tutti i giornalisti che mi faranno questa domanda, ha dichiarato con fermezza durante la conferenza stampa di presentazione delle nazionali italiane di pallavolo svolta a Milano. Il tecnico italo-argentino ha enfatizzato l'importanza di considerare la squadra come un'unica entità. Noi siamo una squadra, punto. Non si parla di questo tema perché non risponderò mai. Ha sottolineato inoltre la necessità per ogni giocatrice di superare i propri limiti, adottando una mentalità dura nei momenti difficili. Velasco ha chiarito che ogni giocatrice deve affrontare delle sfide personali e che eventuali lamentele sono un segno positivo di progresso. Guardando al futuro, Velasco ha espresso fiducia nel potenziale delle giocatrici italiane. Spero tra qualche anno che si potrà dire che c'è stata anche una generazione di fenomeni tra le donne. Le ragazze stanno lavorando in maniera straordinaria. Tuttavia, ha anche evidenziato un problema che la squadra deve affrontare: l'arrivo delle giocatrici in momenti difficili, una situazione che richiede pazienza ed adattabilità da parte dell'allenatore e delle atlete stesse. Parlando di criteri di convocazione, Velasco ha introdotto un cambiamento significativo. Non ho convocato alcune giocatrici che non giocavano titolari nel club. Questo, ha spiegato, è un modo per incentivare le giovani a lavorare duramente nei propri club e non preferire situazioni più comode ma meno competitive. Ha sottolineato che la libertà personale è assoluta, sia per le giocatrici nello scegliere il loro percorso, sia per la sua squadra nel decidere chi convocare. In un'altra mossa sorprendente, Velasco ha nominato la centrale Anna Danesi nuovo capitano della squadra nazionale, un incarico precedentemente detenuto dalla schiacciatrice Miriam Silla durante il mandato di Davide Mazzanti. Questa decisione segna un cambio significativo nelle leadership della squadra, evidenziando la fiducia di Velasco nel talento e nella leadership di Anna Danesi. In conclusione, mentre il mistero sulla titolarità tra Egonu e Antropova persiste, Giulio Velasco continuerà a guidare la nazionale femminile con fermezza e visione, preparando le giocatrici per le sfide sempre più impegnative e per un futuro, speriamo, di successi nel mondo della pallavolo internazionale.